L'Europa dell'Istituto Alessandro Volta di Perugia ha fatto il suo ingresso a Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, dove sono stati presentati i progetti europei finora svolti attraverso il programma Erasmus+, quelli ancora in corso e i premi ricevuti nei vari concorsi europei a cui l'Istituto di Piscilli ha partecipato. L'occasione è stato lo Europe Day, celebrato in tutta Europa il 9 maggio con diverse iniziative e che l'Istituto di Piscilli ha deciso di festeggiare qualche giorno dopo per consentire la partecipazione non solo degli studenti ma anche dei genitori. Abbiamo invitato i ragazzi delle classi quarte perché sono i ragazzi che presto avranno il diritto-dovere di esercitare il voto. Noi da anni ci occupiamo di Europa, siamo fermamente convinti che dobbiamo conoscere per poi fare qualsiasi tipo di decisione e l'incontro con gli altri è estremamente arricchente per tutta la comunità scolastica. La giornata è servita a rimarcare il ruolo importante che l'Europa ha assunto negli anni, in particolare per l'Istituto Alessandro Volta, che ha visto finanziarsi tanti progetti per l'arricchimento culturale dei ragazzi, ma anche dei professori, attraverso azioni specifiche. Tra i tanti che è stato possibile esplorare nei gazebo allestiti in Piazza Italia, c'era per esempio il Sole sopra l'Europa, per la progettazione e realizzazione di una barca a pannelli solari, a cui hanno lavorato gli studenti di meccanica e di elettrotecnica. I paesi partecipanti sono Belgio, che è lo stato coordinatore, la Germania, l'Italia appunto, la Turchia, l'Ungheria e la Polonia. È un progetto che è iniziato nel 2017 e finirà il prossimo giugno nel 2020. La realizzazione effettiva avverrà in Germania, con la speranza di riuscire a partecipare a una piccola gara, tipo una regata, appunto, dove noi vorremmo partecipare con questa barca. Altri progetti interessanti esposti sono stati EuropeShare, un campus in Olanda della durata di una settimana, nel quale gli studenti di tutta Europa si incontrano e fanno lezioni di conversazione, giochi e contest, e Teaching for Tomorrow, Flipped Learning. Significa insegnamento per il domani e la classe capovolta. Banalmente significa che mentre una volta l'insegnante faceva lezione in classe e lo studente a casa faceva i compiti, secondo l'approccio capovolto è diciamo che la lezione viene erogata tramite piattaforma allo studente che con il suo ritmo di apprendimento la studia, la guarda e in classe fa i cosiddetti compiti, cioè lavora insieme agli altri compagni. Quindi è molto importante come approccio perché mette in atto, non solo mette al centro lo studente come responsabile del proprio apprendimento, ma sviluppa tutta una serie di competenze trasversali importanti, come per esempio la prendere decisioni, osservare criticamente, collaborare, le competenze di team, e insomma tutte competenze molto importanti per lo sviluppo delle competenze proprio dello studente.